Nuccio Ordine, professore ordinario di letteratura italiana presso l'Università della Calabria, benvenuto a Siamo Noi, collaboratore Grazie, anche del Corriere della Sera e autore, tra gli altri, del libro L'utilità dell'inutile, dico bene, no? Sì. Edito da Bompiani. La prima parte di questo libro è intitolata proprio L'utilità inutile della letteratura. Nel testo Ordine c'è una frase che io considero, diciamo così, lapidaria. Dice: il disinteresse verso la vita dei libri sembra dilagante dappertutto. E allora io le chiedo: è un disinteresse politico, sociale o di tutte e due, chiamiamole così, specie? Ma io direi l'uno e l'altro assieme. Cioè, se noi pensiamo che oggi nella nostra società viene considerato utile solo ciò che produce profitto, e quindi la lettura, la letteratura, la musica, tutte quelle cose che non producono profitto vengono considerate inutili. E in un contesto di questo tipo, quando i ragazzi già nelle scuole medie per scegliere il liceo o al liceo per scegliere l'università, e la prima questione che gli pongono è cerca di scegliere un indirizzo che poi ti faccia trovare un lavoro, no? E questa è una maniera, poi magari ne parleremo dopo, sbagliata di affrontare il tema. Perché la letteratura invece è utilissima dal punto di vista non del profitto? Perché la letteratura è uno strumento per cercare di far diventare più umana l'umanità. E in questo senso io sentivo parlare prima del tema dei classici, cioè non solo un classico in un momento può non piacerti e dopo lo rileggi e ti piace, ma addirittura lo stesso classico che tu hai letto a 15 anni, a 19, 20 o 30 assume un altro tipo di funzione, per cui la rilettura, come diceva Calvino, dei classici è fondamentale. E oggi, in un momento in cui i giovani non vengono educati alla lettura, perché le condizioni della lettura non sono più quelle di un tempo, c'è fretta, bisogna fare tante cose, siamo disturbati dai telefoni, dagli iPhone, da tutta una serie di cose, ebbene la scuola dovrebbe essere il luogo per educare alla lettura. Purtroppo la scuola nei programmi ha espunto i classici. Allora, a proposito, professor Ordine, io le propongo, e propongo naturalmente a tutti gli ospiti e telespettatori, le cifre che riguardano l'Europa, alcuni paesi europei messi a confronto con l'Italia, ovvero di cittadini che dichiarano di aver letto almeno un libro nell'ultimo anno, sono dati Eurostat datati 2013. Allora, guardate un po', la Svezia 71,8%, la Francia 69%, la Gran Bretagna 65%, la Germania 64%, e noi staccatissimi al 43%. Insomma, mi sembra che quel disinteresse di cui parlavamo si traduce poi in questi numeri. Da quando è cominciato questo, diciamo così, declino? È difficile dirlo, io adesso non avrei gli strumenti per dare una data, però certo è che da quando i governi si sono disinteressati dell'istruzione e della scuola. Cioè, io penso che sempre di più nei tagli dei budget dei vari governi, non solo in Italia ma anche in Europa, c'è meno attenzione per la scuola e quindi c'è meno attenzione per la lettura, per i classici in generale, e anche perché sempre di più siamo disturbati e assaliti anche da altri tipi di cose, come per l'appunto forme di alternativa alla lettura. Come possiamo provare il recupero, diciamo così, guardando anche le nuove generazioni, dove mi sembra, diciamola con franchezza, no? Lei parlava di telefonini, io potrei aggiungere le play, ci sono tutti questi strumenti che allontanano molto dai libri. Allora, il recupero, oltre che nella scuola, dove dovrebbe avvenire? Guardi, io penso che da lì, io in questo momento penso che da lì dovrebbe partire, perché è un'educazione che da piccoli uno deve cominciare a dare agli studenti. E come dire, se noi non riusciamo a creare una situazione in cui i professori bravi, prima ricordava la blogger, cioè che praticamente la sua maestra alla scuola media ha creato una svolta, un interesse, bene, io penso che la buona scuola
prendiamo questo slogan, non siano né gli iPhone né le lavagne luminose, ma siano i buoni professori. E quindi se partiamo da lì probabilmente riusciremo a fare qualcosa, se no il declino è sotto gli occhi. Però io devo dire che gli studenti non hanno colpa di questo, perché gli studenti sono il frutto di una società che noi abbiamo creato. Io quando vedo che un professore riesce ad appassionare, gli studenti reagiscono con grande amore e con grande calore.